Eccoci di nuovo insieme, sempre il gatto è in vostra compagnia naturalmente, un po' pensieroso oggi con questo tema un po' traumatico, devo dire, soprattutto per chi ancora la vita la deve vivere nel pieno, non come me, ormai sono un vecchio gatto abituato a tutto, di tutto di più. Per cui oggi il tema è abbastanza serio, la crisi dei valori e il sesso nel mondo della società moderna, quindi dovremmo stare qui a parlare, non so, per qualche decina di giorni minimo. Vi ho dato così un cappello per quanto riguarda le mie idee su questo tema e i valori chiaramente sono sempre i soliti: onestà, la serietà, il rispetto, la tolleranza, l'equità, la pace, la giustizia, soprattutto l'amore. Bene. Ho in linea, speriamo che sia tutto a posto col telefono, la carissima Chiara, anche oggi da Lamezia Terme. Pronto, Chiara? Eccomi Costantino, ciao, mi senti? Miau, anzi. Miau, miau a tutti gli ascoltatori di Mondo Gatto. Senti, come prima sentivo in sottofondo un gatto miagolare. Eh sì, Chi era? è sempre lui, tigro, tigro, tigro che sempre si ascolta sempre con molto piacere la Meno male, trasmissione. sicuramente avrò un estimatore dei miei programmi, il tuo Certo, gatto. assolutamente. Tra colleghi, insomma, ci si capisce. Eh sì. Allora, Chiara, diventiamo un po' seri perché oggi il tema è Eccoci, piuttosto serio. sì, vero, sì. Ora tu sei giovane, chiaramente, i tuoi propositi, le tue idee sono diverse dalle mie, che vengo non da un altro mondo, però da un mondo Sì. in cui sono cresciuto, che era molto diverso da quello di oggi. Immagino. Ecco, aiutami un pochettino a capire quali sono i valori preminenti per quanto riguarda la vita di oggi, di cui tu vieni a conoscenza o a contatto, cioè Certo. anche nella tua zona, la Calabria, quindi diversa un pochettino da altre zone, come può essere questa Sì. qui dell'Umbria, come può essere diversa da una collettività del Nord Italia. Certo. Quindi non lo so, spiegami un attimino tu cosa ne pensi, anche se mi hai ascoltato sulle cose che ho già un po' detto. Sì, hai detto davvero un po' tutto, ecco, riassunto, hai fatto un bel riassunto, diciamo, dell'argomento, un argomento comunque davvero così importante che tocca tutti quanti noi, tutta la società, ecco. Sì, io credo che oggi, diciamo, il problema, diciamo, più grande, io penso che sia comunque quello che si affronta tutto con molta superficialità, ecco, come hai detto già tu prima, c'è molto materialismo, ecco, non si guarda più magari ai sentimenti, no? Cioè a quello che c'è, all'essenza, ecco, delle cose, ecco, che poi cioè l'anima, l'amore è quello che comunque dovrebbe muovere un po' tutto, ecco, tutte le nostre azioni quotidiane. Ecco, purtroppo questa crisi è data proprio da questo, c'è un po' di vuoto, ecco, un po' di vuoto in... Secondo te, scusa se ti Sì, interrompo un attimo, questo vuoto, certo. no? Perché io chiaramente me ne sono accorto, io vivendo in un'altra generazione, differente dalla tua, e vivendo anche Vero. questa di generazione, perché bene o male la vivo, la vita di tutti i giorni, io l'ho dato un perché. Secondo te è quello che ho dato io, cioè la crisi della Chiesa, per esempio, Anche. la crisi della famiglia, cioè famiglie disgregate, Anche. oppure crisi della scuola, cioè non ci sono più insegnamenti corretti, ma soltanto allo sbando, diciamo così, e anche crisi dello Stato, che non ci dà più buoni esempi, diciamo così, di lealtà e di Certo, onestà. hai detto la cosa essenziale secondo me, perché io credo che comunque la Chiesa, tutti comunque coloro che dovrebbero comunque educare, ecco, magari anche i più giovani, purtroppo io credo che in molti casi non siano più in grado di farlo, ma anche perché magari sono magari loro stessi, magari poi a sbagliare, ecco, magari a predicare bene e razzolare male, ecco. E quindi E come mai? ovviamente,
E quindi Come ovviamente mai? il giovane è una spugna, ovviamente tutto quello che comunque gli viene comunque inculcato, poi lui porta avanti, ecco. E purtroppo le famiglie, sì, molte famiglie non sono più le famiglie di una volta, c'è molto disagio anche nelle famiglie, perché purtroppo ci sono molte famiglie, come hai detto tu, disgregate, tante separazioni in casa. Ecco, queste sono cose che comunque per un ragazzo, per un giovane che comunque si affaccia alla vita, sono comunque delle cose che vanno comunque a segnare anche il proprio futuro, ecco, la propria psiche, ecco. E quindi poi non possiamo comunque, non ci possiamo, ecco, lamentare, non ci possiamo meravigliare se poi magari c'è una crisi così grande di valore. Sicuramente lo Stato fa anche anzi, non fa quello che dovrebbe fare, non fa la sua parte, ecco, in maniera positiva. Perché tutti quanti comunque credo che ci sia comunque la smania di potere innanzitutto, il bisogno comunque, questo bisogno materiale, no? Di arricchirsi in qualche modo sulle Quindi spalle degli altri. secondo te, quello che ho detto io in poche parole, è lo Stato è quello che promulga maggiormente i valori individualistici, ovvero Assolutamente. potere, apparenza, successo. Sì. Ecco, Una, va sì, bene. un sì, soddisfare comunque il bisogno momentaneo, però poi non c'è nulla di profondo, ecco, non c'è nulla Però, di concreto, ecco, poi tornando a dietro. noi, al discorso iniziale, lo Stato chi è? Siamo sempre Siamo noi, sempre noi che ovviamente li perché mandiamo lì. Sì, appunto, sì, cioè, ci autoflagelliamo, in poche parole, cioè, sì. Sì. con questi valori individualistici che poi, in fin dei conti, no? Noi mandiamo la gente perché crediamo che ci possa rappresentare in un certo modo e Certo, poi certo. invece cambia fisionomia una volta che arriva al potere. Sì, ma E una volta che sono lì, quindi. poi tutti si adeguano un po' al sistema, ecco. Ma io credo che sia una cosa comunque naturale questa, chi più chi meno, perché comunque, perché poi lì comunque ci sono dei meccanismi che io credo che poi noi non capiremo mai, perché. Questo c'è anche un altro discorso che poi si dovrebbe affrontare, cioè ci vorrebbe davvero un dibattito su di questo. Ci sono dei Però meccanismi un po' strani dietro, però io credo sì. diciamo che non sono d'accordo al completo di quello che stai dicendo, però giustifico il tuo modo di esprimerti. Giustamente tu dici tanto sono tutti uguali. E, va Diciamo bene, che questo. poi si adeguano un po', magari c'è magari un pensiero, un'idea, però magari poi non la si porta a termine, non la si continua a sostenere, perché comunque magari ci si adegua per vari motivi. Sicuramente il primo è quello delle tasche, del portafoglio, quello io credo che sia il motivo, diciamo, universale, ecco, quello che un po' Ho muove, capito, ho ecco. capito. Quindi Però ti sì. devo contraddire perché ai miei tempi non erano così tutti, almeno tutti. Sì, infatti mi hanno raccontato che una volta comunque c'erano comunque delle figure comunque che hanno fatto la Sì, storia e ma che sono state importanti. oltre che figure, c'erano anche i personaggi dal basso, cioè nel popolo, Ecco, sì. che erano molto più convincenti del popolo moderno, quindi. Diciamo che ci vuole anche coraggio ad avere comunque una propria idea di questi tempi, perché le persone comunque non ci pensano 2 volte, no? A criticare, a puntare il dito, quindi Certo, sì, ma quello. ci vuole anche un bel coraggio, no? A cercare comunque di opporsi, ecco, a un sistema, a un Ma più che determinato opporsi, andazzo, direi ecco. di proporsi, cioè quando Ecco, uno propone le idee e poi le deve mantenere. certo. Quindi, ai miei tempi di gioventù, e anche forse anche prima dei miei tempi, il popolo era un pochettino più Più sveglio, sveglio, scusa, sai, te lo questo dico. sì, questo sì. Questo lo Ecco, credo sicuramente. una cosa che ti devo dire, prima hai detto qualcosa sulla famiglia, certo c'è una certa disgregazione come ho detto anche io, però Sì. non è detto che anche una famiglia di separazioni, tra virgolette,
possa dare una giusta educazione alla sì, propria. Ma io credo che comunque, più magari dalle separazioni, credo che comunque molti genitori non siano comunque in grado di educare, esatto, cioè, a prescindere poi dalla separazione, che poi comunque queste sono cose che comunque possono succedere assolutamente, quindi se due persone non vanno più d'accordo assolutamente su di questo non si può dire nulla. Sì, lui sta sostenendo. Io diciamo che molti genitori non li vedo, diciamo, all'altezza di poter comunque educare poi su una retta via il figlio, perché trovo molti figli molto più responsabili di alcuni genitori, devo dire la verità. A me è capitato di conoscere dei figli molto più responsabili magari dei propri genitori, quindi questo ti fa capire che ci sono anche i giovani comunque buoni, ecco, non è tutto poi da buttare, ecco, diciamo che dipende da caso a caso, ecco, però sì, quella della famiglia è qualcosa che comunque diciamo che è la cosa più importante perché sì. La vita inizia da lì, da una famiglia, chiaro, c'è disgregazione, però se, ripeto, certo, se i genitori una volta disgregati non pensano al proprio egoismo, ecco, ma al bene degli altri, secondo me non è un problema. E invece purtroppo i genitori oggi sono molto egoisti. Sì, perché, e quindi pensano solo a se stessi, magari ai figli un po' meno. E poi però una cosa importante è anche la scuola, ecco, non sì, l'hai ancora detto, la scuola è importante. La scuola, quando andavo a scuola io, è importante. C'erano... sì, io non so come funziona ora, però già quando andavo a scuola, io ho finito la scuola circa 10 anni fa, quindi diciamo 11 anni fa, quindi sono passati degli annetti, però neanche poi tantissimi. Però già quando andavo a scuola io c'erano delle cose che non andavano molto bene, ecco, anche gli insegnanti, non tutti gli insegnanti comunque erano poi comunque poi validi, cioè nel senso non tutti gli insegnanti dovevano, cioè lavoravano come avrebbero dovuto lavorare, ecco. Diciamo che è molto grave quello ecco, che stai dicendo, ecco. No, perché purtroppo l'ho vissuta anche se non magari in prima persona, comunque anche magari dai racconti magari di miei coetanei, ecco. Cioè nel senso, già vedere un professore che da magari da sufficienza a tutta la classe senza aver mai ascoltato un alunno, senza mai aver fatto un'interrogazione, cioè queste sono cose che poi ti fanno comunque interrogare, no? Sul fatto che comunque poi questi giovani magari possano prendere comunque delle strade non buone, perché comunque già se ti manca l'educazione comunque anche la cultura, ecco, perché poi è tutto lì, gira tutto intorno alla cultura, diciamoci la verità. Soprattutto direi l'interesse verso la cultura, quello che devono fare i professori e che facevano quando andavo a scuola io, per esempio, che c'erano dei professori che erano dei rivoluzionari nel vero senso della parola a quei tempi, però attraevano noi studenti con la voglia di cultura, cioè eravamo noi studenti ad avere voglia di cultura. E per cui ci insegnavano, oltre che le nozioni scolastiche, ci insegnavano anche il modo di poter vivere insieme. Esatto, perché poi quello... Maschi e femmine, che ne so, di diverse... tifosi di diverse squadre o di diverse estrazioni politiche, vivevamo tutti insieme bene. Ecco, ma oggi nella scuola, secondo me, perché io non ci vado più a scuola, però vedo dai TG e dalle notizie, che non so se più o meno false o meno, che c'è nella scuola soltanto bullismo, cioè, che ne so, è vero? Sì, no, assolutamente, quello che si sente in giro, sì. Io mi auguro che siano false le notizie che sentiamo ai telegiornali, ma comunque credo che uno sfondo di verità ci sarà. Però io credo che
Ma anche comunque. Rido, scusa, Certo. quasi fino a un certo punto, perché ci sono qui delle notizie, qui in zona mia, Sì. di due o tre ragazzi che si sono vantati sui social di aver fatto una rapina. Cioè, Sì, ma. cioè, non so se mi spiego. Oppure di aver mandato un professore all'ospedale, cioè io. Cioè, sono delle cose che poi ti resti, cioè, resti un pochino senza parole, ecco, perché comunque vantarsi di una cosa del genere, comunque una figura poi così importante, non, ti lascia un pochino senza parole questa cosa. Diciamo che manca anche molto il dialogo, io penso, perché comunque parlare di determinati argomenti, già comunque far comunque riflettere. Anche il ragazzo, io credo che sia importante perché se non c'è il dialogo c'è una distanza che non fa bene, ecco. Invece il dialogo, il Non lo so. parlare, lo sfogarsi, io penso che questo sia qualcosa di molto utile anche alle persone, ecco. Poi soprattutto perché veniamo comunque da un periodo comunque di pandemia che comunque a livello psicologico purtroppo non ci ha aiutato. Chi magari aveva già problemi li ha amplificati la pandemia, i problemi, ecco, soprattutto a livello magari psicologico, magari molte persone hanno avuto bisogno anche di un sostegno psicologico per affrontare comunque questo periodo. Quindi io credo che comunque ci vorrebbe questo, bisognerebbe affrontare gli argomenti, parlarne, discutere. Io penso che questo qua sia quello che si può fare oggi, ecco, per cercare di migliorare un po' la situazione, parlarne, perché già parlarne io credo che è un modo per fare un passo avanti, ecco. Sì, miau. Ecco, approvato anche l'approvazione di Tigro, quindi. Sì, no, io volevo concludere il tuo discorso dicendo che essenzialmente sì, bisogna parlarne, ma anche noi ne parlavamo all'epoca, Certo. però un valore che non ho finora detto, ma che sicuramente è il principale di noi tutti, ci metto anch'io che ormai sono vecchio, un vecchio gatto. È uno Figurati. soltanto, è Sì. uno soltanto. Secondo me, se tutti facessero dei passi indietro invece che avanti, con un valore aggiunto che io chiamo umiltà, cioè Umiltà, beh, certo. è quello che Sì. manca oggi nei soggetti, tutti, Sì, maschi, ma è femmine, giovani, vero. vecchi, È vero. è l'umiltà, oggi ci sentiamo superiori, non so a chi Vero. o a che cosa. E quindi siamo costretti ad agire in base alla nostra mente, che non è sempre sana. Per cui, la Vero. Chiesa, per esempio, il credo religioso, che è importante, oppure la Certo. famiglia, anche se è disgregata, un padre da una parte e la madre dall'altra, la scuola, chi fa una scuola, chi ne fa un'altra, oppure lo Certo. Stato, attraverso le sue indicazioni, ci vediamo, dei nemici. Per Vero. cui ognuno ragiona a modo suo, anche perché dicono tutti, ma dopo tutto quel prete, quel vescovo ne combina di tutti i colori, per cui perché io non ne devo combinare di peggio? Questo è Vero, è un l'interrogativo. po' una guerra tra poveri, si vuol dire, perché comunque. Oppure a scuola la stessa cosa, quel Certo. professore ha visto, si veste in quel modo, quella professoressa si atteggia in quell'altro. E perché io devo essere da meno? Cioè, perché non devo fare anch'io le stesse cose? Per non parlare poi dei politici, eccetera, eccetera, e compagni. Per cui ognuno la tira a campare, come si suol dire, e campa male. Vero, ma perché manca appunto il rispetto, ecco, reciproco, il rispetto tra persone, tra esseri umani, ecco, la mancanza di civiltà, ecco, parte tutto da lì, dalla mancanza di rispetto, ecco. La Quindi mancanza se di amore, di cara mia, amore, perché oggi esatto. l'amore si fa così per scherzo. Noi una volta, quando eravamo giovani, il massimo che pretendevamo, che potevamo pretendere da una ragazza, era un bacetto. Sì, questo Era sì, un questo bacetto. purtroppo è vero. Ora si fa così con molta nonchalance, come fare magari, non lo so, come bere un bicchiere d'acqua, cioè come bere un bicchiere di vino, cioè. Questa è un'altra cosa che secondo me io credo che comunque bisognerebbe
fare proprio nelle scuole, fare proprio educazione sessuale, perché secondo me al giorno d'oggi credo che sia importantissimo questo. E chi dovrebbe farla, diciamo, come insegnamento? Cioè, ci sono dei professori adatti oppure lasciamo fare Credo di agli sì, psicologi? credo sì, io credo, io mi fido degli psicologi, cioè mi fiderei degli psicologi. No, però volevo dire fare anche l'insegnante di questa materia non è facile, Beh perché sì, poi capisco che poi sì, è vero, sì, ci sono dei, è vero. si inseriscono le varie storie personali anche degli Certo. insegnanti stessi, per cui è E difficile. già se ne sentono molte. Di queste cose anche, cioè nel senso, magari relazioni tra alunni e professori, cioè sono delle cose che, Vabbè, non ecco, intendevo quello, però no, insomma no, io no, però sono tutte cose comunque legate, no, a questa sfera qua, quindi secondo me già parlarne di questa cosa, affrontare questi discorsi che magari possono essere comunque dei discorsi un po' tabù, ecco, un po' imbarazzanti, un po' E lo capisco perché ovviamente sono discorsi delicati, però secondo me bisognerebbe affrontarli, perché secondo me affrontandoli, soprattutto in tenera età, in giovane età, secondo me si può risolvere anche un problema, ecco. Sì, diciamo quello di insegnare l'amore piuttosto che insegnare Ecco, sesso. insegnare appunto i valori importanti, ecco, che contano, ecco, che sono quelli dell'anima, come hai detto tu all'inizio, ci dovrebbe tornare all'anima, al cuore, ecco, ai sentimenti comunque sani, ecco. Come dicevano ai miei tempi, i miei amicetti romani. Ecco. Sì, i miei amicetti romani dicevano sempre all'anima delì. Ecco, poi quella è anche un'altra. Sì. Vabbè, noi siamo cresciuti con altri valori. Io ho giocato con i soldatini fino a 10-11 anni, pure a, Vero. che ne so, a 3-3 giù, a nascondino. Quindi E siamo non cresciuti ci penso. bene poi alla fine, perché comunque quando uno Noi comunque, certo. giocavamo tutti, maschi e femmine, ma non ci pensavamo al sesso, capito? Proprio, Vero, cioè, sì. dopo magari crescendo, sì, ma oggi vedo che è una cosa Sì, è diventata un po' anche bambini. un'ossessione, è un po' l'ossessione, sì. Sì, ma lo noto, si nota ogni giorno di più questa cosa. Io secondo me bisognerebbe comunque affrontarla questa cosa, perché Sì, ma è facile, sì. basterebbe far ascoltare per esempio la canzone di Antonello Venditti, no? Quella lì che dice non c'è sesso senza amore, Ah sì, quella. bella canzone tra l'altro, non mi ricordate, sì. Amici Per mai. cui, no, dicevo, per cui non è che poi alla fin fine sono io che penso così, la pensano quasi tutti così, ma poi nella realtà purtroppo Non si non si riesce, riesce a non fare si nulla. riesce. Perché ormai E diciamo peggioriamo. che l'andazzo è questo, è andato avanti e continua così. Però io credo che comunque non sia tutto da buttare, dai, perché comunque Ma i passi avanti possono essere fatti sempre se si vuole e se ci si mette l'impegno, ecco, tutti quanti insieme. Io comunque sono fiduciosa, dai, perché purtroppo devi esserlo, se non tu devi si è esserlo. fiduciosi, poi è finita, è la fine, quindi Cioè, diciamolo, tu hai meno di 30 anni, per cui sì, devi essere poco fiduciosa. meno. Sono io che ormai con la mia età non la vedo tanto bene perché la vedo un po' dal di fuori, capito? Certo, Ormai certo. certe cose a me non mi appartengono più e quindi guardandole da fuori ti resta stravolti, Certo, perché poi scandalosi. si pensa a com'era una volta e come adesso, si fa il paragone, si fa il confronto e poi capisco come ci si possa sentire, lo capisco assolutamente. Va Quindi, bene. Il tuo gatto sento che annuisce, sì, quindi significa che sta bene, è contento. Ma hai detto tigro? Si chiama? sì, tigro, tigro, sì.
tigro, è una tigre maschile, insomma. Sì, in effetti sì, ma infatti è un tigrato, sì. No, sfigato, tigrato. Tigrato, sì. Allora, Chiara carissima, anche oggi mi ha fatto piacere ascoltarti e ti Piacere dico che mio. questa è una delle ultime apparizioni del gatto per quanto riguarda il format a livello invernale, primaverile. Poi Sì. ci sarà quello estivo, chiaramente con un piccolo break. Mi ha fatto piacere Piacere e mio. naturalmente ti terrò sempre in considerazione. Continueremo a seguirci naturalmente sui social perché siamo amici dappertutto. Sì, E grazie anche assolutamente. oggi di aver detto la tua, fa Grazie a sempre te per avermi piacere. fatto esprimere comunque dei concetti importanti come l'argomento di oggi, quindi ti ringrazio anche Veramente, oggi. veramente. Quello di oggi meritava, che ne so, almeno 10 puntate, Sì, però è così. in effetti sì. Buon fine settimana, anzi buon inizio settimana e anche Anche buon fine, a perché poi andremo alle prossime settimane a sentirci, spero. E te. Certo. comunque salutami Tigro, dagli una bella Grazie. carezza da parte del Ricambia sottoscritto. saluti. A presto, Chiara. A Ciao. presto, ti ringrazio. Buon proseguimento. Grazie. Ciao, ciao. Allora.